Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo l'HGL RC Zeus 5 AIO, Flat Controller All-in-One per droni da 1 o 2 celle. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione abbiamo il flight controller, i gomini per il soft mount, i connettori per collegare i motori, un condensatore, un set di pin e un cavo con connettore XT30. Possiamo dire quindi che non manca nulla. Inoltre è presente un manuale di istruzioni molto dettagliato, dove sono riportate sia le caratteristiche sia come collegare le varie componenti nella scheda. Per quanto riguarda l'XT30 abbiamo un connettore AMAS, quindi di ottima qualità. Il cavo è in silicone da 22 AVG ed è lungo 7 cm. Passando al condensatore abbiamo un LoYSR 220 microfarad 35 V. HGL RC ha già messo del termo rosso e nero per evidenziare i poli positivo e negativo. A mio parere possiamo usare il condensatore se abbiniamo questa scheda all'IPO 2S, mentre se usiamo batteria a una cella possiamo anche farne a meno. I pin vanno saldati in questo punto della scheda e servono per collegare una ricevente. Io vi sconsiglio di usarli perché andrete solo ad occupare spazio inutilmente. Saldate i fili direttamente nella scheda, che è sempre il metodo migliore. Poi abbiamo i connettori per collegare i motori. Qui potete valutare se usarli o meno a seconda che il motore abbia a sua volta il connettore o i cavi semplici. In ogni caso, sia che saldiate i cavi motore direttamente nella scheda o utilizziate i connettori, i pad da saldare sono molto piccoli, quindi è richiesta un po' di abilità col saldatore. Per fare tutto in modo più semplice, vi consiglio di usare una punta fine e stagno da 0.5 mm di spessore. Passando all'analisi della scheda, abbiamo un flat controller classe Toothpick, quindi con fori distanti 26x26 mm con verso ruotato di 45 gradi. Il processore è un F4, mentre il giroscopio è un M+6000, quindi caratteristiche nella norma per una scheda di questo tipo. Possiamo usare questa scheda con batterie da 1 a 2 celle, i pad per saldare i cavi sono piuttosto grandi. Ok, come vedete ho saldato i cavi, che sono abbastanza lunghi per poter posizionare la batteria anche su frame più grandi. Ritornando alla scheda, in questo punto notiamo il chip dell'SD che ci permette di visualizzare a schermo tutti i dati della telemetria come RSSI, link quality, carica della batteria, eccetera. Questa piccola componente è l'antenna del Wi-Fi, infatti questa scheda ha un modulo integrato che ci permette di accedere a Betaflight senza bisogno di collegarci col cavo USB. Tramite l'app SpeedyB ci colleghiamo col Wi-Fi e abbiamo accesso a tutte le configurazioni di Betaflight. Questa funzione può tornare molto utile nei modelli più piccoli dove è difficile raggiungere la porta USB e magari per farlo bisogna smontare le eliche del modello. C'è da dire però che il modulo Wi-Fi è connesso tramite UART, utilizzandone una per funzionare. Siccome questo flat controller ne ha solo due, con il modulo Wi-Fi attivo ce ne rimane solo un'altra per la ricevente. Sulla scheda comunque è presente anche un pad che è stato rimappato come soft serial. Spostiamoci un attimo su Betaflight per capire meglio la configurazione. Come vedete nella UART 1 abbiamo attivato MSP 115200, questa appunto è la comunicazione del Wi-Fi. Nella UART 2 abbiamo attivato Serial RX per utilizzare la ricevente. Come vi dicevo è stata creata una soft serial per usare la VTX, qui c'è Trump ma se avete smart audio basta cambiare. Per quanto riguarda la soft serial è molto importante conoscere su che pad è stata mappata e purtroppo questo non è riportato da nessuna parte. Quindi se aggiornate il flight controller perdete la soft serial senza poter risalire a quale pad era connessa. Io ho trovato il pad cercandolo via CLI e nel caso dobbiate ripristinare la soft serial basterà digitare su CLI Resource Serial TX 11B03. Passando ai collegamenti di CAM e VTX ci aiutiamo con lo schema che troviamo nella confezione. Colleghiamo la VTX nei pad GND, 5V, Video e S5. Il pad S5 non è nient'altro che la soft serial che abbiamo visto prima, da usare appunto per smart audio o Trump. Per quanto riguarda la videocamera usiamo i tre pad posizionati in questo punto, 5V per l'alimentazione, GND per la terra, CAM per il segnale video.
Spostiamoci sulle riceventi, qui dobbiamo distinguere due casi, riceventi con inversione come quelle della linea FerrSky o riceventi senza inversione come FlySky, TBS ma anche ExpressLRS o Spectrum. Questo perché sarà necessario ponticellare due pad di questa serie a seconda di quale ricevente stiamo usando. Ponticelliamo i pad RC ed S-Bus per riceventi FerrSky, oppure ponticelliamo i pad RC ed R2 per riceventi FlySky, TBS, ExpressLRS o Spectrum. Passiamo ora agli ESC integrati. Come suggerisce il nome della scheda, abbiamo dei BLLS da 5A. Il target è SH90 ed è compatibile con firmware BlueJay. Questo firmware ci dà la possibilità di avere la frequenza PWM degli ESC a 48 kHz, che ci garantiscono tempi di volo più lunghi rispetto ai 24 kHz del firmware originale. Questa scheda è pensata per modelli che andranno abbinati a lipo molto piccole, e avere tempi di volo più lunghi, anche se di poco, può fare la differenza. Visto che ho già usato BlueJay in diversi modelli e nessuno mi ha mai dato problemi, direi di aggiornare subito gli ESC. Vi ricordo che per l'aggiornamento è necessario collegare la batteria, per questo motivo se la vostra scheda è montata dei motori è obbligatorio rimuovere le eliche. Per quanto riguarda l'aggiornamento firmware, il metodo più semplice è andare nel sito escconfigurator.com, dove abbiamo il configuratore online senza dover scaricare nessun software. Quindi dopo aver collegato la lipo clicco su connetti. Poi faccio read setup. A questo punto clicco Flash All. Su Firmware scelgo BlueJay. Su ESC è importantissimo lasciare il target che rileva il sistema. Versione scegliamo l'ultima disponibile, al momento alla 0.14. Frequenza PWM scegliamo 48. Quindi possiamo cliccare su Flash per aggiornare. Perfetto, aggiornamento completato, possiamo uscire. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che questa scheda non è male, anche se non mi convince completamente. Sicuramente il fatto che ci sia una buona dotazione è positivo, avere il condensatore e un connettore XT30 non è poi così scontato, visto che comunque altri brand vendono solo la scheda senza accessori. Anche la funzionalità Wi-Fi è interessante e ritorna molto utile in quei modelli dove sia difficile accedere alla porta USB. Gli aspetti negativi a mio parere sono le porte UART, che di fatto si riducono a una più una soft serial. Sulla scheda infatti non ci sono i pad RX1 e TX1, quindi anche se non ci interessa il Wi-Fi non possiamo usare la UART 1 per altro. La seconda UART andrà usata per la ricevente e la soft serial per lo smart audio, quindi su questo flight controller non possiamo collegare nient'altro, proprio perché fisicamente mancano i pad sulla scheda. La Zeus 5 IO è un flight controller pensato per i tiny whoop, dove solitamente più di ricevente smart audio non si usa mettere. Da questo punto di vista quindi la scheda non presenta problemi. Se però avete l'esigenza di collegare altre periferiche, questa scheda potrebbe non fare al caso vostro, proprio perché le porte UART sono molto limitate. Perfetto, per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.